permettete di leggerle. Allora, studenti e studentesse dell'area bassanese, ribadiamo oggi dal basso, da questo corteo, la nostra attiva solidarietà ai compagni e alle compagnie del presidio di San Pietro di Rosà, in lotta contro l'apertura della nuova zincheria Val Brenta. Siamo qui al loro fianco per appoggiare questa giusta resistenza contro un sistema che dimentica il benessere delle persone e dell'ambiente e adesso antepone il proprio profitto e il proprio guadagno. Vogliamo approfittare del contesto per ricordare tutte quelle realtà dove il vivere quotidiano viene schiacciato da interessi impalpabili ed altri che sembrano sempre essere così forti e urgenti da poter surclassare alle esigenze delle persone. Quanto spesso di questi tempi sentiamo parlare di lotta sul territorio, operata magari da ambienti storicamente lontani dalla politica o dalla militanza, che si sentono invece... E quanto spesso la voce che si alza da costoro non viene udita o non viene considerata, e coloro i quali dovrebbero invece garantirne l'ascolto sono i primi, per il proprio interesse, a girare la testa da un'altra parte? Riteniamo importante questa nuova fase della lotta politica del Paese, che trasgredisce alle tradizionali categorie, per aprirsi alle persone comuni e alle loro realtà quotidiane. Questo non può essere un terreno fecondo per il dibattito e per la nostra crescita culturale, tanto più vista la nostra condizione di studenti oggi, in un mondo che sembra aver perduto ogni volontà di cambiamento. Non dobbiamo abbassare la guardia, compagni e compagne, e oggi dobbiamo far sentire forte la nostra voglia di partecipazione e di aiuto, determinazione in quelle vicende che investono noi e il nostro territorio, affinché non si perda di vista l'anello portante del vivere civile, l'interazione fra istituzioni e persone. È il primo passo per la realizzazione di un futuro più giusto per tutti. Ribadiamo ancora una volta che resistere a queste prepotenze è un dovere morale. Fratelli, è ora di far sentire la nostra voce, le nostre idee, è ora di dire basta alla corruzione, alle ecomafie, alla guerra, è ora di urlare e alzare le bandiere, di far vivere finalmente la nostra Costituzione non solo sulla carta, di far vivere il nostro diritto di libere persone, di libero pensiero, di libera parola e di libero popolo. Another one.